L'estate sta finendo, ma continua a fare caldo e noi ci spostiamo in montagna, a Collesano, dove Casale Drinzi e la Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo organizza una pizza per un sorriso. Una bimba e un bimbo. Li ha portati qua per mettersi anche loro in gioco, con le mani in pasta. Certo, ovviamente, sì. Capita mai ai bambini di cucinare o di mangiare, sicuramente. Di mangiare, specialmente il piccolo, sicuramente. No, ma capita anche proprio di fare pizze, di fare biscotti, quindi è una cosa che piace. È una cosa che secondo me va anche incentivata, perché da questo parte una buona alimentazione e un'educazione all'alimentazione. Quindi, diciamo, un gioco che poi però fa del bene in tante altre cose. Assolutamente sì. Io qui ho trovato una bimba bellissima. Come ti chiami? Tea. Tea, che bel nome. E adesso che cosa farai qui a Collesano? La pizza. Come ti piace la pizza? Normale. Normale com'è? Con la mozzarella e il pomodoro. E oggi tu cosa, come la farai? L'hai mai fatta la pizza? Ti è mai capitato di farla magari con la mamma, con la nonna? Con la nonna. E come la fai? Con la col pomodoro, la mozzarella, e oggi invece come la farai? Sempre la stessa? Sì. Ma non vuoi provare qualcosa di nuovo? Una volta che sei qua tutti insieme? Asciutto pure, mi piace. Sempre impegnato, sempre indaffarato, Domenico Sireci. Sì, si combatte con il fuoco, con le fiamme, ma la pizza sarà sempre buona ugualmente. Cioè, non c'è un attimo che sta fermo, non c'è un attimo che neanche mentre parla si ferma. Mi brucio! E invece parliamo di questa iniziativa, una pizza per un sorriso. Certo. Allora, questa iniziativa, oltre ad essere una pizza per un sorriso, sarà una pizza per la vita. Ovviamente il ricavato sarà totalmente devoluto in beneficenza alle varie associazioni che saranno presenti qui, tra cui comprare un defibrillatore. E invece un'altra parte mi dicevano che avrà un'altra destinazione. Sì, un'altra parte sarà per i diversamente abili, per le associazioni di competenza che si trovano qui a Collesano. Comunque, l'aspettiamo tutti numerosi, grazie. E invece una cosa proprio personale, com'è lavorare con questi bambini? Com'è vederli magari toccare l'imposto per la prima volta? Guarda, è una gioia immensa, vedere il loro sorriso e il nasino sporco di farina, guarda, è meraviglioso, un sorriso unico. Allora aspettiamo di vedere pure noi questi nasini sporchi. Sporcheremo anche il tuo? Ovviamente, come sempre. Cerchiamo di fare tutto quello che facciamo in questi eventi, raccontare questo prodotto che non solo unisce questa bella gente, ma dà un contributo sociale. Questo per noi è importante, che sta a cuore anche di molti, in queste associazioni che si stanno prendendo questo tempo per una cosa che servirà per la vita in qualche modo, per un ospedale, quello che sia. Quindi... E tornando forse alla cosa poetica che dicevamo prima, anche il fatto che questo semino che poi diventa farina, che poi diventa qualcos'altro, è anche bello, ci piace come immagine. Esatto, quindi riesce a colorare questo giorno non solo di salsa, non solo di mozzarella, ma di verde speranza, che è il basilico. Bravissimo. Porta qui a Collesano. Ma io qualche sono bimbo? Sono di Collesano, ho i miei due bimbi che stanno partecipando, sì. Come mai li ha portati qui oggi? Perché secondo me è una cosa bella, che per i bambini si divertiranno sicuramente, penso che si divertiranno sicuramente. Come pensa che possa effettivamente, a parte il fatto del divertimento, che sicuramente si divertiranno un sacco a sporcarsi, eccetera, cosa pensa che sia utile fare questa cosa oggi per loro, al di là del divertimento? Secondo me è utile, però non ti so spiegare il motivo perché è utile, però è una cosa buona, è un'iniziativa molto molto bella che si dovrà portare avanti sicuramente per il futuro. Qual è il suo dei tanti? Non ci sono ancora i miei bambini, sono la mia. Come mai hai deciso di portarli qui stasera? Stasera, oggi pomeriggio? Per divertirsi.
quindi si mettono anche loro in gioco. In gioco, sì. Questo è il mio video, ancora deve partecipare. Vabbè, quindi poi ti disturbiamo quando sarai in attività. Grazie, una bella esperienza, veramente. Complimenti. Ma pensa che effettivamente per i bimbi questa cosa possa essere utile, ma in che senso? Cioè, a parte il fatto del divertimento, del gioco. No, per avere un'altra opportunità, per avere oggi domani pure una voglia per fare. Certo, magari scopre che gli piace, che è la cosa che vuole fare nella vita. Del frutto maduro è proibito de tu dolce vientre. Non mi lasciare, non scomparire, stregami ancora se lo vuoi. Non farmi male, non dirmi come, se non potrò averti mai. Bocca dulce, non mi lasciare, non scomparire, stregami ancora se lo vuoi. Bocca dulce. Signora, scappa. Signora, come mai qua a Collesano? Che cosa la porta qui? Questa è una domanda facile. Mio marito sta partecipando all'evento. Quindi lei come moglie di uno dei dei pizzaioli della Federazione Italiana si trova qua. È il primo evento al quale partecipa? No, questo già è diverso. Il terzo qua. E che cosa ne pensa? Ormai quindi è veterana, che cosa ne pensa di questi eventi della FIF? È sempre bello partecipare. Sono interessanti comunque, sono in qualche modo hanno un filo conduttore, però sempre qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Infatti. Allora abbiamo delle piccole mani che impastano e delle piccole mani che invece spiegano. Quindi tu stavolta sei da questa parte, stavolta fai l'insegnante tu. Sì. Come mai ti trovi qua a fare l'insegnante oggi? Cioè, come mio padre fa il pizzaiolo e... E quindi tu ne sai tanto, tanto, tanto di pizza. Sì. Come sta andando questo impastamento? Bene, bene. Come pensi di farcirla questa pizza? Come la vorresti farcire? Mi piace mozzarella. Oh, addirittura, quindi solo pomodoro? Sì, pomodoro. Gli metto solo pomodoro perché qua non c'è né prosciutto. Va bene, quindi una bella pizza rossa. Sì, sì. Ciao, ti disturbo. E cosa stai facendo? La pizza. Cosa ti stava spiegando il che nostro pizzaiolo in questo momento? Si deve girare. E per quale motivo si deve girare? Vediamo se hai ascoltato bene. Per farla ingrandire e farla diventare più estesa. È la prima volta che fai la pizza? No, a casa la faccio. Ah, la fai, e invece come la fai a casa? Oggi abbiamo detto che facciamo pizze semplici, margherite, invece tu a casa come la fai? Con le patatine, col prosciutto, con i funghi, con le olive. Quindi sei un'esperta, la prossima volta ti metti dall'altro lato insieme ai pizzaioli. Ok. Signora, buonasera, parli forte se no non si sente. Allora, oggi lei ha la posizione migliore in assoluto, proprio prima fila con vista. Veramente, no, anche se sono in campagna, però è piaciuto venire qua per vedere questo bello spettacolo e questa bella manifestazione. Che ne pensa quindi di tutta questa gente che l'ha un po' occupato la piazza? No, sono contenta e soddisfatta. Che cosa stava succedendo? Lui dava la pizza a lei o lei dava la pizza a lui? Ci stiamo aiutando a vicenda. Questa pizza quindi l'hai fatta tu? Sì. Ora viene pure l'altra. È stato facile? No. Quindi pensi che lo rifarai un'altra volta o va bene una volta sola? Una volta sola. Meglio mangiarla la pizza? Che ne pensa di questa iniziativa? Al di là del fatto che forse non è la sua passione. È una bella iniziativa, onestamente. E c'è stato ancora un buon riscontro di pubblico, quindi siamo abbastanza contenti. Una delle associazioni che oggi a Collesano si è occupata dell'organizzazione di una pizza per un sorriso è la Raggi di Sole. Giacomo, ci spiega un attimino di cosa si occupa questa associazione. Allora, noi siamo una cooperativa che svolgiamo servizio nel territorio di Collesano e nelle Pezze delle Madonie
dove ci occupiamo dei bambini, degli anziani e delle persone mentiabili, e abbiamo anche dei servizi di supporto per i vari comuni, come supporto ad ecologia e ambiente, per servizio di spazzatura, igiene pubblico e tutto. Quindi tutto di tutto quello che può servire in un paese o comunque anche in una comunità. Sì, sì, sì. Nelle varie comunità che abbiamo in tutte le Madonie, nel territorio madonita. E con il ricavato di stasera precisamente cosa si farà? Allora, invece questa sera il ricavato di questa serata andrà in beneficenza per acquistare un defibrillatore, e poi l'altra parte del ricavato andrà per i diversamente abili che nell'anno, nelle varie sedi svolgiamo per comprare tutto quello che hanno bisogno questi ragazzi. Perfetto, speriamo allora che ci sia veramente tanta gente in maniera tale da poter fare del bene mangiando bene. Certo. Allora, oggi a Collesano abbiamo non solo, come abbiamo detto, l'arte bianca, non solo i pizzaioli, non solo i bimbi, ma anche un fine più grande, un fine più bello. Il fine più bello è perché il ricavato di stasera verrà dichiarato proprio a stasera stesso, il ricavato verrà consegnato alle associazioni per comprare un defibrillatore. È quello che ci fa più onore, l'allegria di partecipare a una cosa che sta a cuore a tutti, perché un defibrillatore non può mancare, può salvare una vita. Quindi proprio, come si suol dire, fa un solo passaggio dai ticket che verranno staccati stasera direttamente alle associazioni, senza nessun passaggio ulteriore. Nessun passaggio, direttamente proprio visibile, diretto, proprio diretto. E quella, la cosa più bella è quella, trasparenza a 360 gradi. Quindi riusciamo a prendere qualcuno, toglierlo qualcuno dal lavoro che stava facendo e scambiare due parole. Lucio, da quanto tempo sei nella FIP? Ma da un anno e mezzo circa. Come ti trovi? Che cosa fate? Proprio praticamente dici io sono nella FIP perché faccio questo. Vabbè, perché praticamente ogni tanto ci riuniamo e facciamo delle manifestazioni. Delle iniziative come sì, questa. Come queste che sono mirate a uno scopo di diffondere diciamo anche l'arte bianca. Sì, sì, ma hanno uno scopo ben preciso che è quello di fare beneficenza comunque. E poi anche fare vedere il nostro lavoro a dei bambini che magari perché noi in un futuro saranno anche loro dei pizzaioli. E loro magari lo potranno diventare. Tu come lo sei diventato pizzaiolo? Ah, un po' per gioco. All'inizio non lo so, mi piaceva questa cosa, poi tra l'altro sono stato senza lavoro, ho provato e piano piano, e poi anche grazie ai ragazzi mi è venuta la passione. Si è avvicinato. Sì, sì, sì. Fortunatamente ora lavoro. È andata bene, deve essere la tua strada. Sì, sì, penso proprio di sì. Uno degli organizzatori principali che hanno voluto questo evento qui a Collesano oggi è Casale Trinzi. Ma cos'è Casale Trinzi? Casale Trinzi è un ristorante che si trova qua a Collesano, proprio all'uscita del paese.
oltre al ristorante e pizzeria ovviamente, quindi in collaborazione con la Federazione Italiana Pizzeria del Mondo, con piacere abbiamo voluto organizzare questa serata all'insegna di una pizza per un sorriso. E quindi anche beneficenza, anche opere per gli altri? Principalmente beneficenza, in cui una parte del ricavato sarà destinata alla protezione civile che opera sul settore, sul territorio madonita, e una parte sarà devoluta all'associazione dei disabili, che si occupano dei disabili a Collesano. Esatto. E quindi comunque Casale Drinzi si è trovato in qualche modo promotore sul territorio. Certo, in collaborazione, come ripeto, con la Federazione delle Pizzaioli, con piacere abbiamo voluto che la serata riuscisse nei migliori dei modi, certo. E qui abbiamo uno dei pizzaioli, dice. Renato lavora con noi, collabora con noi, è il pizzaiolo del Casale Drinzi. A lui chiedo che cosa ci fa mangiare di buono. Certo. Meglio di lui. Cosa c'è un mangiare di buono a Casale Drinzi? Casale Drinzi, a parte la pizza, insomma, come... A parte piccoli pizzaiolini. Pizzaiolini che in fase di crescita. E allora, ci occupiamo di una cucina abbastanza, insomma, semplice nel nostro piccolo... Casareccia, possiamo dirlo. Sì. Dove proponiamo dei piatti locali a base di salumi, di formaggi, delle verdure in pastella, insomma, poi andiamo pure alla ricerca di qualcosa di tipico madonita, pochino, insomma, già tralasciati, nel senso un pochino lasciati indietro, tipo adesso stiamo iniziando con il pane di Tumminia, ce lo facciamo noi, funghi, un po' di selvaggina, dei formaggi, insomma, e delle carni. C'è di che saziarsi. Ma sicuramente sì. Quindi, e poi andiamo pure alla ricerca di carni ormai un pochino tralasciate, nel senso delle carni povere, diciamo, tipo la lingua, le trippe, insomma, queste carni che ormai non... Degli scarti che forse che sono ancora più oggi vengono chiamati scarti, però realmente, insomma, saputi cucinare, vengono dei piatti un pochino buoni, diciamo, speciali. In giro per Collesano ci sono delle facce conosciute. Conosciute, familiari, qualcosa che c'entra con la C, aiutami. Con i carciofi, con un paese con la C. Cerda. Ci rivediamo. In realtà qui siamo in un altro paese con la C, però Collesano. Presto a Cerda. Il 12 di settembre ci sarà la terza sagra della pizza organizzata dalla pizzeria Il Carciofo con i pizzaioli della FIP, Piero e Maurizio, insieme a tutti i pizzaioli, cioè della federazione, che ci saranno con noi, interverranno. In più all'interno della sagra ci sarà l'evento che per ora è in tour, una pizza per un sorriso. Una falsariga di quello che è successo quest'oggi nel pomeriggio con i bambini che interagiscono con gli impasti della pizza. Sì, diciamo. sì. E poi abbiamo invitato, diciamo, dei bambini della federazione della scuola di calcio di Cerda e in più dei bambini di una scuola di danza che interverranno appunto durante la serata, durante questa giornata, con i pizzaioli della FIP. Quindi una giornata piena di iniziative. Sì. Il giorno lo ripetiamo è il 12 settembre, vi aspettiamo numerosi a Cerda in piazza Lamantia. Perché visto che la prima è stata un super successo, il secondo era un super successo un po' bagnato. Invece quest'anno dobbiamo essere sudati. Esatto. Cioè non deve essere pioggia, ma deve essere proprio sudore. Sole. Siamo sempre qui. Il Carciofo in qualche modo ha fatto questo piccolo gemellaggio stasera, questi pesi con la C che dicevamo, e la FIP in particolare. Sì. Ma tutte queste iniziative, tutta questa mettersi in gioco, pensate che realmente sia un modo valido per veicolare quest'arte che è l'arte bianca, lo ricordiamo, fare in modo che chi mangia la pizza diventi non solo un mangiatore, quindi una pancia, ma anche un cervello consapevole di quello che mangia, di quello che fa. Certo, perché la pizza è sempre piaciuta, specialmente anche per i bambini. È giusto che si insegni una piccola arte
per avere un futuro anche un indomani, perché la pizza ormai in tutto il mondo è abbastanza conosciuta. Saper riconoscere sicuramente anche gli ingredienti, sì, e anche le modalità per, sì, una pizza a regola d'arte. La prima cosa, sapere fare anche l'impasto, tanti tipi di impasti che giustamente che oggi vanno molto, ed è giusto che non sono semplici. Sì, sì. Cosa stai facendo? Stai prendendo il ticket per la pizza? Sì, sto prendendo questo ticket e spero che sia buona, ma mi hanno detto che è davvero buona. È davvero buonissima. Che cosa ne pensi di questa iniziativa? Beh, penso che la pizza è l'alimento principale in Italia, uno dei più rinomati che abbiamo in Italia, nota in tutto il mondo, e quindi è giusto che venga rinomata e quindi venga sempre esaltata dai maestri pizzaioli. Vediamo anche questa federazione italiana pizzaioli nel mondo, quindi come diceva lei, che porta avanti questo nostro prodotto particolarissimo. Sì, infatti, come la realizza poi questa pizza? Beh, la realizza alla grande, anche perché noi in casa spesso facciamo la pizza, quindi ci atteniamo a delle indicazioni della FIAP. Avete già preso la pizza? Avete preso il ticket? Sì. Come l'ha trovata, anche sinceramente? Per un piccolo contributo, no, buonissimo. Magari un'altra tra un pochino. Un po', digeriamo magari le prime due che mi sono mangiato. Fanno quattro salti e poi si ricomincia a mangiare. Si ricomincia, sì. Che ne ha pensato di questa manifestazione? Bella, ne potrebbero fare anche di più durante l'anno, sinceramente. Perché sono Speriamo delle belle attività, allora, ricreative, produttive, e anche buono per beneficenza e tutto il resto. Buonasera, vedo i piatti vuoti, quindi la pizza è piaciuta. Era ottima. Dici, meglio una pubblicità migliore di questa non ci può essere. Che ne pensate di questa iniziativa con lo scopo anche benefico, non solo per la buona pizza? È bello ritrovarsi insieme a mangiare la pizza, ascoltare buona musica e sapere di fare una cosa per gli altri. Con un altro dei titolari del Casale Trinzi di Collesano. Bravo. Siamo alla fine quasi di questa serata. Soddisfatto del risultato? Soddisfattissimo. La serata, a ripetere comunque. La gente è venuta, sì. un grande riscontro di pubblico, veramente. Sì, le pizze sono finite, i bambini sono contenti, è tutto andato benissimo. Si può dire che abbiamo anche sforato l'orario, vabbè, che la gente, dai, continua a venire. Quindi sì, continuiamo ancora, adesso poi c'è una mega grigliata. Quindi probabilmente ci saranno ancora di queste occasioni per sì, voi. Sì, l'anno prossimo sicuramente. Di nuovo quindi con Casale Trinzi a fianco della pizza. Cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón, sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, eo, solo te veo, solo te ¡Gracias!
fare boom 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 boom. Scopriamo l'importo che andrà in beneficenza. Abbiamo un simbolico assegno con la cifra. Adesso vedremo quanto si è raccolto grazie alla generosità dei collesanesi. Allora, dal riscontro che è stato effettuato fra gli scontini e le pizze che sono state consegnate ai vari clienti che si sono trovati in questa manifestazione, è stato raccolto la somma complessiva di euro 1000. Che è andata a favore delle due associazioni, alle tre associazioni. Grazie a Casale Drinzi, grazie alla Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo, grazie alle associazioni di Collesano e delle Madonie. Questa serata è stato un successo, una pizza per un sorriso, ha portato veramente il sorriso e una giornata di buon umore a Collesano. Alla prossima! E spero che la pizza possa essere sempre la pietanza che voi dovete scegliere, così avete almeno i pizzaioli. Ho dato il mio mancamento.